la parola alle due consigliere di fiducia ISPRA che operano presso gli LGV che ci raccontano la loro esperienza. Ringraziamo la dottoressa Corsanico e la dottoressa Trinca. Mi organizzate pure voi, parlate tutti e due. Sì, sì, sì. Grazie Maria Concetta. Desidero innanzitutto ringraziare ISPRA per questa giornata di approfondimento e di bilancio di questo primo anno di attività di noi quattro consigliere di fiducia. Per quanto riguarda l'attività che noi, io e Maria Luisa, abbiamo svolto presso l'INGV, dobbiamo dire che sicuramente siamo state avvantaggiate dal fatto che presso l'istituto già aveva operato in precedenza una consigliere di fiducia, avvocato del Libero Foro, e quindi il personale in qualche modo era già a conoscenza, diciamo, di quelle che sono le caratteristiche e le potenzialità di intervento di questa nuova figura, diciamo. L'attività che noi abbiamo iniziato a svolgere a maggio è stata in qualche modo anticipata dal CUG, in quanto sebbene solo a settembre è stato poi diffuso il comunicato e la brochure di presentazione che appunto ci riguardava, in realtà ai fini dell'attivazione del servizio, in realtà noi già a maggio per il tramite del CUG abbiamo cominciato a svolgere la nostra attività, quindi è esattamente un anno pieno abbiamo appena concluso. I casi, facendo un discorso proprio stretto di dati, di statistiche, possiamo dire che i casi alla nostra attenzione, compreso l'ultimo che è in Fieri, diciamo abbiamo venerdì prossimo il primo colloquio, diciamo, con questa ulteriore dipendente, sono stati 15. Di questi 15 casi le materie che sono state oggetto in particolar modo di disagio hanno riguardato problematiche innanzitutto organizzative, quindi facciamo riferimento a sovrapposizioni di competenze, poca chiarezza nella distribuzione delle competenze stesse e problemi essenzialmente di tipo relazionale, cioè diciamo situazioni di conflitto ascrivibili a rapporti interpersonali difficili con i superiori, quindi a livello verticale e orizzontale anche con i colleghi. Non ci sono state problematiche relative alle molestie sessuali e non, nulla di tutto questo, nulla per quanto riguarda episodi di discriminazione eclatanti. Abbiamo avuto un caso di minacce di percosse, che è stato un caso abbastanza significativo che abbiamo seguito, e un caso correlato a condizioni di logistica e sicurezza che in qualche modo però è stato abbastanza prontamente poi risolto dal responsabile del servizio di protezione e prevenzione dell'ente. Da un punto di vista statistico, 4 uomini e 11 donne, quindi compreso il caso che appunto ci apprestiamo a seguire venerdì prossimo. Mi sembra significativo sottolineare che, fermo restando, come diceva la collega, che il codice di condotta è il nostro filo conduttore, naturalmente, insomma, noi ci atteniamo molto alle indicazioni che ive sono recate. Nel caso di INGV parliamo del codice di condotta che è stato approvato nel 2011 con delibera del Consiglio Direttivo.
dove praticamente chiarita l'attività del consigliere di fiducia sia per quanto riguarda la procedura formale sia per quanto riguarda la procedura informale. La nostra attività ci ha portato diciamo, a esaminare soprattutto, a seguire casi soprattutto con procedura informale. Procedure formali, cioè quelle che sono più significative, più gravi diciamo, perché implicano l'avvio poi di un procedimento disciplinare, non ne abbiamo avuta nessuna. Molte situazioni, e qui è l'importanza praticamente dell'attività di sportello d'ascolto, sono state appunto quelle diciamo che si sono fermate all'attività di ascolto. Non necessariamente viene dato, viene conferito il mandato alle, con procedura informale, appunto, come dicevo, alle consigliere. Ma in moltissimi casi, e parliamo di 9 casi sui 14 che abbiamo praticamente concluso nell'arco di questo lasso temporale, si sono fermati appunto alla fase dell'ascolto, che è stata una fase sufficiente in realtà a far arrivare il dipendente che è arrivato carico di emotività a trovare una soluzione autonoma al problema che praticamente lamentava. Il fatto di accogliere in un ambiente diciamo tranquillo, con la terzietà di cui appunto a cui si è già fatto riferimento, con un atteggiamento senza giudizio e comunque in modo accogliente, aiuta a creare una relazione diciamo di fiducia e consente anche alla persona che chiede il colloquio praticamente di rasserenarsi, di tirare fuori quel groppo, quella situazione diciamo quel peso, e alleggerirsi in qualche modo di quel peso anche emotivo che non gli consente di vedere con lucidità la situazione. In fondo in questi colloqui, magari con le domande giuste appunto l'atteggiamento diciamo che ha consentito diciamo ha aiutato la persona a fare un'analisi anche di contesto e a vedere praticamente con maggiore obiettività diciamo le ragioni del proprio disagio, a valutarle e anche a trovare delle soluzioni diciamo autonome, sì, non solo autonome, ma insomma prendere in considerazione vie che precedentemente non aveva proprio preso in considerazione, anche con il supporto nostro che praticamente abbiamo cercato di incanalare in qualche modo il colloquio e il racconto, che necessariamente poi è soggettivo, in una strategia e abbiamo anche cercato poi di trovare delle soluzioni di mediazione laddove praticamente era possibile anche parlare con altri interlocutori. Sul mandato che ci è stato conferito e sulle azioni che sono un'attività importante del consigliere di fiducia al di là di quella di sportello d'ascolto, ci fa un bel quadro la collega Maria Luisa. Sì, un bel quadro. Allora, noi come approccio abbiamo utilizzato sempre quello di non basarci esclusivamente sul racconto della persona che veniva da noi, ma quella di, dove possibile, quindi dove c'è stata la necessità di andare oltre il primo colloquio, quindi di fare delle azioni anche nei confronti di altri interlocutori, abbiamo sempre voluto raccogliere un po' le informazioni che riguardavano anche la controparte per farci un'idea più chiara della situazione e arrivare comunque a pianificare delle azioni, una strategia di intervento che fosse il più obiettiva possibile. Nei nostri casi, appunto, oltre ad avere
chiesto di incontrare i colloqui con interlocutori chiamati in causa dalle persone che si sono rivolte a noi e che poi tra l'altro hanno dato massima disponibilità, quindi abbiamo sempre avuto la possibilità di fare questo confronto. E abbiamo avuto diversi colloqui con la direttrice, la dottoressa Siclari, e sono stati dei colloqui molto significativi sia per la condivisione dei casi, quindi per la richiesta anche di un suo intervento laddove possibile, ma anche per valutare alcune possibilità di miglioramento di certe situazioni. E lei quindi con noi è stata sempre molto disponibile sia a intervenire laddove era possibile, sia a recepire comunque dei nostri suggerimenti per migliorare la condizione lavorativa. E quindi è stata una collaborazione molto, molto efficace. E abbiamo avuto poi a che fare con altri referenti dell'amministrazione, quindi con il capo del personale, con alcuni responsabili della struttura e con la presidente del CUG, con la quale appunto non ci siamo mai confrontati sui singoli casi, ma solamente su quelli che ci arrivavano magari tramite lei e nei quali lei veniva coinvolta direttamente dalle persone che poi si rivolgevano a noi. E anche da parte sua ovviamente abbiamo avuto molto, molto supporto anche a livello di logistica, perché i nostri colloqui sono stati svolti prevalentemente presso l'INGV. Quindi al contrario dei dipendenti dell'ISPRA, forse per l'esperienza che già avevano con la consigliera di fiducia, i dipendenti dell'INGV ci hanno richiesto di incontrarli, l'incontro presso la loro sede. E così è stato, anche se alcune persone sono venute anche qui in ISPRA. Noi abbiamo messo a disposizione due pomeriggi in INGV e uno qui in ISPRA, ma loro preferivano sempre la sede, generalmente la sede dell'INGV. Per quanto riguarda, cioè entrando un po' nel merito delle segnalazioni che abbiamo ricevuto, le situazioni più difficili sono state quelle presso la sede di Napoli per una pregressa storia di conflittualità interne con il precedente direttore e quindi storie che ancora si trascinano per vicende del passato e quindi abbiamo anche fatto un incontro con l'attuale direttrice per avere un confronto diretto con lei su come si stanno invece su come stanno adesso le cose. E poi per quanto riguarda invece la sede di Roma abbiamo avuto la maggior parte dei casi presso la sezione di Roma 1. Ma abbiamo avuto un incontro molto proficuo con il direttore di questa sezione che ci ha chiesto proprio di collaborare a trovare delle soluzioni che fossero anche un po' generalizzate, non solamente riferite ai casi trattati all'interno della sua sezione. Quindi insomma abbiamo apprezzato molto questa collaborazione. E poi va bene, questo l'ha già detto Paola sul fatto che non possiamo occuparci di situazioni in cui siano già in atto procedimenti giudiziari o disciplinari e abbiamo avuto delle richieste in questo senso. Un fatto che
ci sembra anche rilevante da sottolineare la debole considerazione che abbiamo riscontrato in INGV rispetto alle norme di sicurezza sul lavoro, per cui che sappiamo condivisa anche dal responsabile proprio della sicurezza, che ha molta difficoltà, e anche qualche collaboratore con cui abbiamo avuto modo di parlare ce l'ha confermato, e mentre noi pensiamo che questo sia invece un punto di forza del benessere organizzativo, sia perché tutela il lavoratore nello svolgimento della sua attività professionale, sia perché dà un aiuto al dirigente, che invece è garante di quella sicurezza e che quindi ha una responsabilità penale su alcuni, sulla gestione dei rischi interni, e quindi ci sembra un buon canale da sostenere anche a beneficio del responsabile, che si dà tanto da fare ma che incontra molte resistenze. Bene, poi un'ultima parte. Revoca del mandato. Ah sì, due minuti. Due minuti, allora vado avanti perché ci sono considerazioni importanti, poi magari torniamo a questo. Che alla fine di questo anno noi ci siamo confrontate per valutare quali sono stati i punti di forza e i punti critici di questa attività. E tra i punti di forza sicuramente il significato dell'esperienza come valore umano e professionale. Infatti avere la fiducia di persone che praticamente non ci avevano mai viste, non ci conoscevano, ma che comunque venivano con l'aspettativa di avere da noi un beneficio, ha aumentato la nostra motivazione, il nostro senso di responsabilità e l'impegno che abbiamo messo in questo lavoro, e quindi ci siamo dedicate con il massimo dell'ascolto, anche insomma lasciandoci coinvolgere nei singoli casi, mantenendo però quella giusta distanza che ci ha permesso poi di gestire le diverse situazioni con equilibrio e obiettività. E un altro punto di forza è stato il nostro lavoro di squadra, praticamente ci siamo sperimentate in questa attività senza mai aver avuto a che fare precedentemente in altre situazioni lavorative con Paola, quindi e invece è stata una bella prova, perché pur venendo da esperienze diverse, formazioni diverse, abbiamo trovato grande sintonia, siamo sempre state d'accordo sulle posizioni da prendere, ci siamo sempre confrontate con il massimo rispetto, ci siamo divise i compiti, perché il lavoro che c'è dietro lo sportello, insomma tutto il resto delle azioni che si fanno è anche notevole, quindi ci siamo divise il lavoro sempre in maniera molto, molto semplice e con grande armonia. Quindi questo è un altro punto di forza che possiamo a questo punto concludere con una sensazione di arricchimento per entrambe. E i punti di criticità invece, sicuramente il fraintendimento del ruolo della consigliera, che in alcuni casi appunto è stato diciamo strumentalizzato in situazioni che non erano nostra competenza, ma per le quali noi abbiamo avuto anche la sensazione di essere manipolate. E è accaduto solamente due volte, ma insomma non ci siamo perse d'animo, nel senso che ci siamo limitate ad intervenire laddove era sulle parti che erano di nostra competenza, e per questo abbiamo anche ricevuto un ritiro di mandato da parte di una persona che chiaramente si era rivolta per avere un supporto conseguente a un richiamo disciplinare,
e che quindi ormai era già in un stato avanzato, per cui noi non potevamo... Lamentava anche un disagio. Lamentava anche una parte, sì, di disagio, e su quello infatti siamo intervenuti, abbiamo fatto alcuni incontri e colloqui con persone a cui si riferivano. Altro punto critico, che è importante questo per quello che riguarda proprio l'attività del consigliere, è distinguere le situazioni personali da quelle lavorative, cioè il disagio personale di una persona che quindi viene dalla sua storia e che quindi la persona si porta all'interno dell'attività del lavoro, dell'ambiente di lavoro, rispetto a quelle che sono invece le effettive situazioni di disagio lavorativo. E su questo tema, insomma, abbiamo avuto modo di confrontarci spesso, e la nostra posizione è stata quella di considerare le caratteristiche individuali, le problematicità individuali nei rapporti interpersonali come parte dei problemi dell'organizzazione, perché non possiamo prescindere dal fatto di tenere conto anche di questi aspetti nel miglioramento delle condizioni ambientali e organizzative, perché del resto, anche se ci sono soggetti particolari, non possiamo isolarli, non possiamo metterli da parte, oppure entrare in un tipo di relazione che non ci compete, cioè quella di dare un sostegno psicologico che non è nelle nostre competenze, e quindi comunque renderle parte dell'organizzazione, prenderle come parte dell'organizzazione e trovare in ogni caso delle soluzioni. Io ho finito. Posso aggiungere solo una cosa? Sì. Un chiarimento sulla parola manipolazione che è uscito fuori. L'essere manipolate nasce dal fatto che la persona che si rivolge a loro cerca di apparire vittima in una situazione in cui lei invece ha commesso un atto illecito, scorretto. Quindi in questo senso è manipolazione, ovviamente se ne sono accorte immediatamente. Insomma, abbiamo fatto comunque anche lì un'azione sempre di mediazione, non siamo andate mai nello scontro. Vuoi aggiungere qualcosa, Paola? No, voglio solo dire che nel caso di specie probabilmente il mandato era stato conferito sull'erroneo assunto che il consigliere potesse intervenire nel merito del procedimento disciplinare in atto, cosa che non è. Quindi perimetrare in qualche modo l'attività del consigliere di fiducia è molto importante, per esempio anche in tutte quelle situazioni in cui la persona che la mette in disagio in qualche modo chiede e si rivolge agli avvocati, e quindi la tutela di cui ha bisogno vuole ottenerla nelle competenti sedi giudiziarie, è chiaro che la nostra attività non ha nessun tipo, non è utile, non serve, e soprattutto non abbiamo competenze in questo. Quindi nel caso di revoca, che è previsto dal codice di condotta degli NGV, è una revoca che è venuta fuori probabilmente da questa errata valutazione. Ciò nonostante, noi avevamo assunto l'incarico praticamente di intervenire a favore della persona, perché ritenevamo che ci fossero, al di là del procedimento disciplinare, delle problematiche di disagio reali, di disagio che volevamo praticamente in qualche modo risolvere. In ogni caso, nulla, insomma, non è successo niente, insomma, è una dei 14 casi, e come tale lo abbiamo gestito e trattato, insomma. Grazie. Grazie. Ringraziamo Paola e Maria Luisa.